Musica e composizione, due elementi inesticabilmente correlati al musicista Cese Santi Pulvirenti, che ha fatto di questa sua grande passione una ragione di vita. Passione accresciuta con l'età ed il tempo, insieme alle importanti collaborazioni musicali con artisti italiani e stranieri che attestano la sua bravura artistica. Ha composto musiche per radio, trasmissioni TV e radiofoniche, colonne sonore di numerosi documentari, spot, nonché lungometraggi cinematografici. Recentemente, nel 2013, hai composto 41 colonne sonore per il film, appunto, La mafia uccide solo d'estate di Piff. Sì, è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché Piff è una persona molto stimolante e ovviamente il soggetto del film è una cosa che tocca tutta l'Italia, in particolare noi siciliani, quindi molto sentito, collaborazione molto forte, grande scambio, dato che io appunto sono un grande sostenitore dello scambio quando si lavora, non è solo lavoro fino a se stesso, ma è uno scambio di emozioni, di sentimenti, di pensieri e di vita soprattutto. Quindi è stata un'esperienza veramente arricchente, penso per entrambi, infatti la collaborazione continuerà perché si prevede già un prossimo film appunto di Piff. Un film che parla di Sicilia e appunto tu nella tua terra recentemente hai ricevuto un premio, il premio ACI Galatea. Sì, è un'esperienza meravigliosa perché comunque è questo premio è una testimonianza dello sforzo comunque di una grande persona come Turi Consoli che anno dopo anno, con grande determinazione, con grande forza, porta avanti questa tradizione ormai appunto che è nel cuore insomma, degli acesi, che rappresenta anche un modo di riportare a sé un po' i figli di Acireale che hanno fatto qualcosa di bello insomma, anche all'esterno, no? E anche i figli della Sicilia insomma, sparsi un po' per il mondo, per l'Italia. Cosa sentiresti di suggerire ai giovani compositori e musicisti che si accingono appunto nella strada, nel mondo della musica? Ma guarda, non solo nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, ma in generale nel mondo dei sogni, perché comunque io ho inseguito per tutta la mia vita un sogno e continuo a farlo. Ci ho sempre creduto molto e piano piano ho cominciato ad avere appunto le mie risposte nel corso degli anni da varie situazioni diverse, no? Quindi quello che consiglio è di crederci, se uno ha una passione dentro, di non metterla da parte, di non farsi conformare da regole, da chi tenta di scatolarti in qualcosa, insomma. Quindi crederci fino in fondo e portare avanti quello che uno sente, cercando di viverci, che comunque non è una cosa facile, ecco, vivere d'arte, di musica in generale.